Caro papà, ti scrivo come se tu appartenessi ancora a questo mondo e sono certa che il tuo spirito, che vaga nell'infinito, sentirà il mio richiamo. Spesso, con gli occhi lucidi di lacrime, abbracciandomi forte mi dicevi: perché non sei nata coniglio? Adesso che all'orizzonte è comparso il mio tramonto, ti posso rispondere. Non sono nata coniglio perché dovevo percorrere una strana traiettoria, lunga quasi un secolo, che mi avrebbe portato a considerare la vita come un dono immenso che vale la pena di vivere nella sua interezza. Se fossi nata coniglio, non avrei avuto quei due figli meravigliosi che non solo hanno dato uno scopo al mio vivere, ma che mi hanno indicato anche vie nuove da percorrere, affinché quelli che sono i comuni ideali della tua, della mia e della loro generazione non rimanessero sterili sogni. Dopo l'uccisione di Roberto, ho lottato per alcuni diritti essenziali, per il rispetto della dignità di qualsiasi persona, per il diritto alla conoscenza della verità e della giustizia. Questo si chiama vivere, e tu lo sai. E allora ci si accorge di come i ricordi siano importanti, così come le parole dette, i confronti tra le idee diverse, i silenzi che non sono silenzi, perché il tempo fa invecchiare i sogni, ma non cancella i ricordi. Tua, Lidia.